vedo una situazione un po' imbarazzante. Può valere come situazione imbarazzante dover fare il commento tecnico con Bartolino? Quando la box incontra l'improvvisazione teatrale. Buonasera da Massimo Nava e Massimo Caputi. Improvvisazione teatrale su un ring di box. Cosa significa? Gli attori che andranno in scena questa sera non hanno copione, ma anzi le battute del copione di stasera le deciderete voi. Non vorrei perdere ulteriore tempo, quindi là dove c'è uno scontro di boxer c'è un ring, e là dove c'è un ring c'è un arbitro. Un grande applauso da casa, anche se non vi sento un cazzo di nessuno, per Mr. Simone Moretto. E sta controllando che nel ring non ci sia nulla che è a norma. Direttamente da casa sua, Enzo Show! 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 Direttamente dalla poltrona e dall'osteria sotto casa, Graffa! Box attori in centro ring per il giuramento. Ti giuro che non sento i sapori. Un metro! Ragazzi da casa, adesso entrate in gioco voi. Potete mandare i messaggi audio su Telegram per partecipare con l'audio, ovvero con la vostra vocina, che sicuramente è più piacevole di quella di Grappame. Il titolo di questa improvvisazione è... estintore. Ma come gli è venuto in mente? Se guardata dentro il culo? Oh! Siamo pronti a lanciare il nostro primo round! Tutti insieme! Barcolla! Come lui! Barcolla! 3, 2, 1. Agente Callaghan, c'è un nuovo serial killer in città, vuole sterminare l'intera città, la vuole estinguere, lui è l'estintore. Buona. Sfondiamo la porta, userò il mio... Tesmed. Fatum! Fatum! Buona! Dobbiamo sfondare questa porta! Col Tesmed! Da dentro c'è un... cappone. C'è un cappone! Oh mio Dio! Posso dire alla gente che manda gli audio di non farlo mentre esce da un ascensore, per favore? Questo è Al Cappone! Al Cappone buono! Si giri, le metto dentro un... a calappia alpaca. Un calacalbata! Aspetti! Silenzio. Per terra ci sono tracce di... tamburo africano! Di tamburo africano! No. Si riconosce dalla gigantesca mazza! Sì. Cosa si stanno dicendo questi due pazzi? Si fa la storia stasera! Da casa votano chi ha convinto di più in questo round. Votate! Thank you very much from Brahma Family, ladies and gentlemen, and New York and Nevada. Allora, poi New York non è Nevada. Esatto. Per favore, se Nevada! Prendiamo la linea con il quinto round. Allora, l'abbiamo spiegato, è avanti indietro. Lo spunto che avete dato è il peggior regalo di San Valentino, un pregnancy test, un test di gravidanza. Marco, grazie di essere qua. È successo un casino con Nadia, Dimmi Arciboldo. Incinta! No! Indietro! No! Incinta! Dimmi Arciboldo. È incinta! Indietro! È incinta! Avanti! È incinta! Indietro! È incinta! Dimmi Arciboldo! Secondo me è incinta! È incinta! Qualcosa me l'aveva già detto! Ormai i nostri boxer non possono più fare niente! È tutto in mano del nostro pubblico! Signore e signori! Il primo vincitore che andrà alle semifinali la settimana prossima è... Renzo Shock! Oh, vince fuori casa Renzo Shock! Adesso abbiamo due sfidanti. È un match che i torinesi aspettano da più di 10 anni. Mr. Joker! E ride! E se la ride? Non... posso dire che per quanto ride non credo che abbia visto le improvvisazioni di Grappaman. Oh! Vogliamo mandare anche il link di Wish per acquistare il suo costume? Sale sul ring è Drugo! Il Drugo! Il Drugo è arrivato!
Sbagliato. Se prima erano delle parole, questa volta saranno dei rumori. Il titolo è offerto da Andrea Martin. La vicina viene di nuovo, bisogna dirgli qualcosa, perché come viene lei dà fastidio a tutto il condominio. Ah, sono la vostra vicina di casa. Senta, che se mi fai arrapare io faccio il mio urlo di guerra, che è... Mamma mia, che paura! Allora, non c'ho più la dentiera, ragazzi! Scusi mio fratello Lucilio, è che lui ha un po' di problemini, senta come gli fa la pancia! Genio! Mamma, questi fanno questo mestiere! Visto che fisicità da parte dei due pesi massimi... Sì, con... assolutamente, non ho capito se sono pesi massimi, sono al massimo dei pesi! L'abbiamo sentita! Ritmo infernale, ci dicono da casa, ci seguono anche tanti allievi della scuola Biteatro, facciamo anche un po' di marchetta. Iscrivetevi ai nostri corsi, ma non ci sono, c'è la pandemia. Cominciate a scrivere un luogo di lavoro un po' antico, un po' tradizionale. Il lavoro antico è una distilleria di frati. Oh! Tutti insieme! La spugna! La spugna! Ma come la spugna? La spugna! La spugna! Ma come cazzo si sillaba sta roba? Se volete che inizi questo primo round, dovrà fare il personaggio principale, mentre l'altro farà tutti i personaggi secondari di questa storia. Ma dopo un minuto e mezzo fischierò e si invertiranno. Santo cielo, cosa vedono i miei occhi? Fra Cristoforo, fra Giorpio, fra Storpio, Suor Ludmilla, venite qua! Siamo qui, siamo qui! Fra Storpio, mettiti alla mia destra! Fate venire tutti e 17 i bambini! Fra Giaraulo, cosa ti avevo detto? Stavo giocando con loro quando a un certo punto i bambini sono scappati! Perché i bambini sono ubriachi? Guarda come sono ubriachi! Anche quello muto è ubriaco! Ora! Bene, adesso Frank Gallino, mettiti a tosare le pecore. Fuck! Tu, bambino muto, parla! Fanculo! Ora! Chapeau. Lo toglierei, ma non ho i capelli sotto. Qui ci si gioca la faccia. Basteranno a Joker le due che ha. Ringraziamo gli sponsor. Fa vedere la maglietta guardate con lo sponsor. La maglietta con lo sponsor. Adesso la vedete vuota perché nessuno ancora ha aderito. Ma vuoi riempire questo spazio? Pensi che la tua azienda sposi la politica di questo show? Scrivi il tuo marchio sui capezzoli di Moretto. Signore e signori, vince questo quarto di finale. Give me the hands. Drugo! Yes, the best! Yes. Ma tutti sul fottutissimo palco! Il corno più bello della mia vita! Oh! Ita, noi vi salutiamo from Bravo Fan Stadium! Ciao Italia! Grazie! Lunedì torniamo qua sul ring. Ragazzi. Un saluto da Luca Bartolino, Andrea Pisani, Massimo Caputi e Massimo Nava. Buonanotte a tutti, sigla finale e ciao!